Fin dagli albori della storia, il fiore ha avuto un posto privilegiato nella vita dell'uomo. Nostro compito oggi come scuola di composizione floreale, SIAF, è quello di salvaguardarne il patrimonio culturale, insegnando alle nostre allieve il percorso storico della composizione floreale. Forse affascinato dalla loro fugacità, l'uomo, già in epoche antichissime, inizia ad illustrare elementi vegetali nel tentativo di prolungarne la breve vita. Per le civiltà antiche, il fiore rappresentava il mito, come il loto per gli egizi, legato al dio Ra e simbolo di eternità. Durante lo studio della storia della composizione, viene chiesto alle allieve di provare a riprodurre fedelmente un'opera d'arte oppure interpretare lo stile dell'epoca. Ecco ad esempio come il mazzo votivo rappresentato in immagine viene interpretato, mantenendo il significato e lo spirito dell'epoca, ma rendendolo più moderno e attuale. Non era abitudine nell'antica Roma usare vasi come contenitori per i fiori. Questi erano piuttosto posti in cesti, usati in ghirlande e corone o all'interno di cornucopie, insieme a frutti e fronde. La cornucopia era simbolo di ricchezza e di fertilità. La leggenda voleva che, essendosi spezzato uno dei corni della capra Maltea, che nutriva il piccolo Giove, il corno fosse riempito di frutti, circondato di fronde e donato da Giove alle ninfe. L'arte bizantina sviluppa una forma stilistica particolare, attingendo ispirazione dalle culture greca, romana e orientale. Nella sua più alta espressione artistica, dei magnifici mosaici a tessere, vengono rappresentati disegni geometrici o floreali. Durante il Medioevo, il fiore ha mero valore simbolico ed esprime concetti astratti. La rosa bianca rappresenta l'amore spirituale, mentre quella rossa l'amore passionale e il sangue di Cristo. Il giglio, il lilium candidum, simboleggia la purezza della Madonna. Nel 400, fiori e piante sono sempre più presenti in arte, come testimoniano, tra gli altri, i numerosi dipinti di Carlo Crivelli e i famosi festoni di Andrea Mantegna. Ne troviamo anche interessanti esempi nelle terracotte invetriate dei Della Robbia. L'interpretazione dell'epoca risulta una vivace composizione su alzatina, fresca e attuale. Il clima di rinnovamento e arricchimento che caratterizza il Cinquecento porta la composizione floreale anche nelle case, soprattutto quelle dei facoltosi. I fiori diventano il nuovo simbolo di stato, sono molti, rari, dai colori brillanti. Tra i motivi di stupore del periodo ci sono i ritrovamenti delle meraviglie nascoste, ben conservate, della Domus Aurea, le grottesche. Così affascinanti da introdurre l'elemento fantastico ed essere riproposta da molti artisti dell'epoca, tra cui Giovanni da Udine, della Bottega di Raffaello, nella loggia di Psiche alla Farnesina. Nasce alla fine del secolo il concetto di natura morta. Nel 1596 Caravaggio dipinge la famosa canestra di frutta. La prosperità del secolo successivo vede il fiore diventare protagonista, grazie anche all'importazione in Europa di nuove specie dalle Americhe e dall'Oriente. Dalla Turchia arriva il tulipano, croce e delizia del popolo olandese. La composizione floreale perde la rigidità del secolo precedente, si arricchisce con le nuove specie importate e i colori diventano più saturi. Durante il Settecento le composizioni riflettono l'opulenza dello stile barocco e successivamente la frivolezza del rococò.
Il fiore diventa accessorio di moda, ornando i vestiti, le scarpe e i capelli delle dame dell'epoca. Gli eventi storici di fine secolo e le prime scoperte archeologiche delle campagne d'Egitto portano alla nascita dello stile neoclassico e mettono rigorosamente fine alle frivolezze del passato. È con il romanticismo che il fiore torna ad avere un valore simbolico, seppur più leggero e salottiero. Il linguaggio e l'arte di arrangiarlo fa del fiore un elemento indispensabile dello stile di vita delle grandi famiglie dell'epoca. Per quegli artisti che dopo la metà del 1800 dipingono en plein air, il fiore rappresenta un ottimo alleato per sperimentare le variazioni cromatiche caratteristiche della pittura a impressione. La fine del secolo regala al fiore la misteriosa eleganza delle linee orientali importate da Arthur Liberty, favorendo quel movimento artistico che fa della qualità dell'oggetto la sua più importante caratteristica. Il fiore, con le sue linee sinuose, domina opere d'arte, manifesti, mobili, vetrate, vasi e architetture. Intorno agli anni 20 del Novecento, la Grande Esposizione Internazionale di Parigi, dedicata alle arti decorative e industriali moderne, è la rampa di lancio dell'Art Deco, lo stile della borghesia del dopoguerra. Le linee sinuose dell'Art Nouveau si irrigidiscono e il fiore viene rappresentato in modo simmetrico, in una naturale geometria. Il fiore ha continuato a incantare gli artisti che si sono succeduti durante il secolo, assecondandone stilemi e ispirazioni. Prima mito, poi simbolo ed infine accessorio di lusso, continua oggi ad essere un'importante presenza nella vita dell'uomo. Lo scopo primario della SIAF è quello di insegnare l'arte di decorare con i fiori, traendo ispirazione dallo studio della storia dell'arte, del mondo vegetale nel suo complesso e la storia dei giardini, proseguendo il percorso di Camilla Malvasia, sua fondatrice che negli anni 60 aveva introdotto l'arte floreale classica inglese in Italia. Il principio base da trasmettere, secondo Camilla Malvasia, era osservare la natura, trarne ispirazione.